io ho accettato l'invito che mi è arrivato dal direttore del festival a presenziare uno dei dibattiti che poi sarà, avrà le donne al centro, si parlerà di donne, comunicazione, potere, nel senso di credo possibilità di mettersi in gioco e di fare qualcosa in un ruolo pubblico. Io diciamo che mi sento protagonista di questa avventura non soltanto per il dibattito che ci sarà, ma soprattutto per il fatto che Regione Liguria ha sostenuto e deciso di sostenere questo festival tra i grandi eventi di quest'estate, e lo abbiamo deciso per la qualità ovviamente che Shel Shapiro assicura, e non è ovviamente il primo anno che viene fatto, e anche per la tematica, perché io penso che mettere per una volta la donna al centro di una rassegna teatrale e diciamo mandarla in scena con attrici diverse nelle sue sfaccettature, credo che sia una bella occasione anche per venire un po' incontro all'altra delega, che è quella delle pari opportunità. E io credo che sia un bel programma, perché veramente si racconta la donna a livello storico, si racconta la donna e la follia, la donna e l'amore. Addirittura c'è uno spettacolo che tocca il tema della resistenza, e quindi pensiamo che siamo alla vigilia delle giornate delle celebrazioni per Pertini che saranno a settembre, e quindi è evidente che anche un accenno di questo tipo è assolutamente in linea con quelle che sono poi le manifestazioni culturali di questa regione, di questa giunta. Quindi io credo che sia assolutamente un prodotto valido che tocca Balestrino come comune, ma tocca anche il comune di Toerano, quindi si fa anche rete e si fa anche promozione del territorio. Per questo Regione Liguria c'è come patrocinio e c'è anche come sostegno all'iniziativa. Tutti, sono tutti novità, o forse stiamo andando alla nascita, alla matrice, come si suol dire, perché quest'anno è un indaghiamo sul mondo femminile, è un momento davanti agli occhi a tutti, che dove abbiamo donne al potere. Abbiamo anche delle grandi paure che dobbiamo superare, ma abbiamo donne al potere, abbiamo di nuovo qui in Italia la Raggio, l'Appendino, la signora Boldrini, abbiamo Hillary Clinton, abbiamo Aung San Suu Kyi a Myanmar, la vecchia Birmania, abbiamo 8 presidenti di Stato, capi di Stato nell'Unione Europea, Merkel più altri 7. Il CEO della General Motors è una donna, il CEO del DuPont, il più grande gruppo chimico al mondo, è una donna, il CEO di Yahoo è una donna, e il CEO di... sono tutte donne, quindi lo domando oggi spontaneo, ma l'uomo è finito? No, no, sto scherzando, però è strano che si sta convergendo su questa situazione qui delle donne al potere, quindi a parte di una tavola rotonda con l'assessore Cavo e altri, Silvia Neonato e Barbara Fiore, sono tutti spettacoli che indagano sulla... Se, o che raccontano, non indagano, perché indagare è una brutta parola, che raccontano in qualche modo la sfera femminile di questo pianeta, ecco.